Massimo, dai, tu sei già in black. No, vedi, abbiamo iniziato, non hai neanche sentito la domanda che ho fatto. Domani si va di black, rientrando ci fermiamo qua, c'è due i calippi, cazzo. Io ho chiamato il calippo. Calippo, ho detto, ma calippo sai dove devi mettere? Blacklist è un cerimoniale, è calippo, il ghiacciolo. Allora ho detto che si organizza. Domani. Domande sul costante, il variabile, qualsiasi dubbio abbiate di quello che abbiamo fatto oggi. La statica. Qualcosa sulla statica, mi viene una domanda. Sì. L'ultimo esercizio che abbiamo fatto, ho trovato molta difficoltà, diciamo, a rispettare, insomma, cioè a prendere la boccata d'aria e poi ritornare a fare statica normale, cioè il fatto che sono stanco oppure c'è una pippa, insomma. Ma le difficoltà in che senso? Cioè non riuscivo a mantenere la contrazione, cioè nel senso avevo la contrazione, mi cronometravo 20-30 secondi, poi non ce la facevo più. Domani le possibilità sono due. Prima, hai tirato molto molto la prima, quindi sulla seconda eri veramente tirato. Secondo, non sei ancora abituato psicologicamente a lavorare con la contrazione, ed è come dire, l'obiettivo di quell'esercizio qua. Infatti sentivo che, come dire, mi spaventavo più che mi rilassavo quando arrivava la contrazione. Io ero lì, quando tu uscivi non eri tirato, capito? Però ve l'ho detto, cioè non impressionatevi un esercizio, qualsiasi tipo, qualsiasi cambiamento o novità. Non potete metabolizzarli in una volta, ok? Può darvi un'impressione, dice, va, è andato bene, però lo capite, lo fate su misura, anche in termini di allenamento, nel caso dell'esercizio, dopo 2-3 volte, 4 volte. Cioè quello dei top a 5, vedrete che se voi lo fate domani, i tempi salgono. Se lo fate dopo domani, vi permettete, osate, diciamo così, fare qualche cosa ancora un po' più alto. E quello vi rende l'esercizio sempre più allenante. Non so se mi sono spiegato, cioè è normale che sia così, però cioè, noi non abbiamo, come dire, 5 giorni, 6 giorni per provare sempre la stessa tabella, che perché io domani vorrei farvi provare una tabella diversa, per darvi delle idee diverse d'allenamento, perché quello è l'obiettivo. Poi voi ve la scrivete e quando cominciate con le tabelle in piscina, quello può essere un'idea, capito? Poi ce ne sono tante di idee, io qua ho portato il libro per farvi vedere prima la posizione. C'è un capitolo sulla statica, ci saranno 30 idee di allenamento sulla statica. Ed è importante, adesso non entreremo nei dettagli della statica e degli allenamenti, è fondamentale, se volete andare in acqua e avere l'entusiasmo di allenarvi, cambiarlo il lavoro. Cioè se voi andate in acqua e l'allenamento della statica per voi è vado in acqua e anche oggi cerco di fare un po' di più di quello che ho fatto l'ultima volta, ragazzi, dopo un mese e mezzo mollate la statica sicuramente, ma magari anche l'apnea. Cioè l'allenamento della maratona non è correre 42 km al giorno. Se noi andiamo in acqua e ogni volta cerchiamo di fare per allenamento alla statica una statica un po' più lunga del giorno prima, è come correre ogni giorno 42 km un po' più veloce del giorno prima. Non è così che ci si allena, capite? E soprattutto la statica, parlo di statica perché la domanda sua era sulla statica, guardate che se cominciate ad andare in iperallenamento sulla statica, i tempi alla fine vengono fuori dalla metà. Cioè io mi ricordo i mondiali del 2001 in mondiali a squadre, del 2001 in Ibiza, avevo iniziato probabilmente ad allenare la statica, era in ottobre, inizio ottobre, avevo probabilmente iniziato ad allenare la statica un po' troppo presto rispetto a quello che avevo dovuto fare. Febbraio-marzo iniziai ad allenare la statica, io mi ricordo scrivevo tutti gli allenamenti, le variabili, perché è fondamentale avere uno screening, un'idea di quello che faccio, perché se tu scrivi tutti i tuoi allenamenti e sull'obiettivo finale, che può essere il mese di pesca in Grecia o il campionato italiano di dinamica, capisci di essere arrivato in ritardo, l'anno dopo anticipi di un tot il periodo di preparazione. Se invece arrivi alla gara e senti che stai ancora salendo e quindi non sei nella fase più alta della parabola, l'anno dopo anticipi. Non so se mi sono spiegato, cioè io ho il record al 30 di settembre, il 10 sono in forma, il 12 pure, il 15 un po' meno, il 20 e il 28 di settembre sono lì che arranco, e vuol dire che ho anticipato troppo, devo ritardarlo. E questo lo potete sapere soltanto se voi scrivete. Guardate, io parlo di record, ma il record di qualcuno può essere la selezione campionato italiano, cioè un piccolo obiettivo per uno può essere anche un grande obiettivo, dipende da tante cose. Quindi voi se non scrivete quello che fate durante l'anno,
avrete difficoltà poi nell'anno successivo, quando capite dove avete avuto, dove avete mancato, a regolarvi per poterlo integrare bene. Quindi scrivete sempre quello che fate, tutto quanto. Io avevo questo libretto con scritto gli allenamenti e mi ricordo che da febbraio-marzo, quando avevo iniziato gli allenamenti della statica, a settembre, fine agosto, avevo fatto circa una quarantina di allenamenti oltre i 7-7-15, alcune volte 7-30-7-28, comunque andavano bene. Io dai primi di settembre ho iniziato ad avere difficoltà fortissime con la statica. Siamo andati a Ibiza e le squadre erano di tre. E eravamo io, Davidino, Davide Carrera e Gaspare Battaglia. Io avevo difficoltà alla fine a fare i 5 minuti. Davide era messo peggio di me e Gaspare 6.30, cioè lui 6.30 prima del pranzo, dopo pranzo, 6.30, cioè una macchina, capito? Allora, noi quella gara l'abbiamo vinta per miracolo, cioè per miracolo. Secondo me ha fatto delle scelte giuste l'allenatore, adesso ve le dico perché comunque sono indicazioni importanti quando vi allenate nella statica. Cioè io lì ero bruciato sulla statica, e quando tu trovi in quella situazione lì dove non riesci più a fare statica, smetti, chiudi per 2 mesi la statica, fai qualsiasi altra cosa, dinamica, e riparti dopo. Perché più andavo in acqua e più mi sforzavo di ottenere il risultato, e più il risultato mi si tagliava. Okay? Io mi ricordo il giorno prima... Adesso ci rifacciamo un po' quello che vi ho detto là. Io il giorno prima della gara di statica, allora noi abbiamo fatto il costante e eravamo primi come squadra, ci avevamo penalizzato perché un po' di roba mafia francese, comunque ci avevano tolto 7-8 punti, eravamo avanti rispetto alla Francia di 4 punti, di 5 punti, che sono 5 metri sulle 3 performance, oppure, visto che ci mancava la statica, 3 secondi erano un punto, quindi avevamo, che so, 18 secondi, 15 secondi di vantaggio sulla Francia. Il giorno prima i francesi erano di fianco a noi e tutti facevano oltre i 7-7.30 e ce lo facevano anche sentire, visto che noi eravamo proprio smidollati. Io quel giorno lì, il giorno prima, avevo fatto delle ripetute, 5.30-6, con 40 secondi di recupero e riuscivo a fare un po' più di 5.30. Appena recuperavo 3-4 minuti, e quindi in teoria in acqua dovevo, non è che me lo imponevo, però nel momento in cui mi mettevo in acqua, capivo che dovevo fare una apnea importante, io a 4 minuti uscivo. Quello che vi dicevo oggi, i top a 8 mentalmente sono molto più difficili da gestire rispetto al top a 3, il top a 5, anche se avete meno tempo di recupero, quando voi siete sott'acqua siete meno, non avete l'aspettativa della performance, che è quello che penalizza nella statica, non so se mi sono spiegato, e per vabbè, poi vi dico altro. Quindi io quel giorno lì, per cercare di tirarmi su un po' di morale, facevo questi recuperi di 40 secondi con apnea del 5.36, con 40 secondi. L'ultimo ho fatto 4 minuti di recupero, a 4 minuti sono uscito. Questo per dirvi come ero bruciato io di testa. Il giorno dopo, in statica, l'allenatore cosa dice? Voi due, peggio di così non potete essere messi, ci hai scritto qua 3 minuti, il declare time, il tempo dichiarato, 3 minuti. Perché? Perché se ci scriveva con 5 minuti e non faceva neanche 5 minuti, non solo non pigliavamo i 5 minuti di punteggio, ci pigliavamo pure le penalità. Allora dice, speriamo che almeno 3 minuti riusciate a farli. Il problema è che dai 3 minuti in poi, ogni 10 secondi, siccome vai oltre il tempo dichiarato, hai l'assistente che dice, tutto ok? Tutto ok? Tutto lì, che sono a 3-10, non male che ho detto ok. Quindi il problema era quello che ti disturbava, ti sconcentrava. Però piuttosto che prendere la penalità abbiamo preferito far così. Allora io ho fatto 5.33, vi giuro che volevo uscire a 4-4.10. Visualizzazione, ho visto la squadra della Francia. Io di sincope, 5.33 penso sia stata la statica più brutta, più difficile, più sofferta della mia vita. Davidino 5.20, Gaspare, sì, e partivano i francesi. Il fatto di partire dopo permetteva loro di dire, oh, tu fai 5.50, tu sei 0.5, abbiamo vinto. Sì. Allora, il giorno prima questi facevano 7.30, quel giorno lì nessuno è riuscito a fare più di 6 minuti. Questo per dirvi che anche, questa è la statica, this is the static, cioè tu vai in acqua, ieri hai fatto 2 minuti in più, nel momento in cui sei obbligato a fare un tempo, la statica ti massacra. O sei veramente allenato come una macchina mentalmente, oppure ti massacra. Questa qui è la statica, capite? E quindi è difficile poter scrivere una tabella di statica. Cioè è più facile scrivere una tabella d'allenamento per il bicipite che una tabella d'allenamento per quello che c'è dentro qua. Perché le variabili sono enormi.
Poi vedrete, fate una tabella, fate un tempo che non pensate di poter fare, il tempo successivo crolla, perché non avete, ormai siete soddisfatti di quello che avete fatto. Sono tutte delle variabili che sono difficili da scrivere in una tabella d'allenamento. Quindi la cosa più importante che voi potete fare per tenere alto il richiamo sulla statica è variare il lavoro durante una statica. Cioè evitate di andare in acqua tutti i giorni o la stessa tabella o il solito massimale, perché davvero dopo 2 mesi, quando non arrivano più i tempi, la statica non la potete più vedere. Ed è buono se non iniziate a odiare anche la apnea proprio. Capite? Cioè, questo è il problema grosso della statica, riuscire a capire come mi devo muovere. E chi meglio di voi può capirla sta roba? Nessuno. Cioè voi dovete andare in acqua, capire come nella statica ragionate di testa, qual è il percorso mentale che vi va meglio, quali sono le tecniche di training mentale che vi aiutano di più a dimenticare il tempo, l'orologio e allontanarvi con la testa. Questo è quello che dovete fare. E c'è qualcuno che è più forte mentalmente, uno come Gaspar è fortissimo, okay? E altri che mentalmente sono meno forti. Io nella statica non valgo niente, cioè io la performance nella statica la soffrivo in modo... Io soffrivo le gare a squadre in genere. Perché quando fai una gara, un record, ci sei tu, non hai responsabilità sugli altri, non rappresento, sono io. Quando sei lì che hai una responsabilità, cioè la tua performance può far cambiare un risultato nel quale non sei coinvolto solo tu, io questo lo soffrivo molto, e perché ero mentalmente molto meno forte. Per cui tutto questo lavoro di statica è fondamentale per capire come la testa si muove. Quando sto... affaticandomi su delle tirate, mi muovo su delle tabelle molto, molto brevi come recupero e molto ipercapniche come tipo di lavoro. Adesso vi spiego un attimo, capite? Però dovete capirlo voi, e soprattutto non forzatevi di ottenere una performance, perché se lo fate sulla statica, quello che vi verrà fuori sarà l'esatto opposto di quello che vi ha tenuto. Ok? Questo è fondamentale. Però alla fine è un po' di sforzo, perché alla fine se vuoi migliorare, anche tu non ti sforzi all'inizio, ma dopo devi metterci un po', cioè gli ultimi tempo che passa, alla fine ci metti un po' di sforzo, cioè non migliori, puoi anche migliorare, però cioè, ci vuole sempre, cioè, non lo so, ce la devi mettere tutta, volevo dire. Ma è una domanda o un'affermazione? No, io penso che sia così, cioè devi... Un pensiero. Io penso che se uno ha iniziato a correre, è diventato un forte maratoneta, è perché un giorno ha deciso di correre, inventando, e correva nel bosco, sentiva gli uccellini, gli piaceva la natura, e da lì ha scoperto qualcosa e quel partito. Quindi tu inizi perché hai una sensazione che ti stimola, che ti piace. Nel caso dell'apnea, nel mio caso è mancanza di forza gravitazionale. La sensazione che mi arriva quando io vado sott'acqua è innanzitutto di libertà, cioè proprio, e sono queste le cose che io ho scoperto all'inizio che mi hanno portato a fare apnea. Però così come quello lì che ha vinto la maratona 20 anni prima, 30 anni prima ha iniziato a correre per questo motivo, ma poi si è vinto una maratona perché si è fatto un mazzo così. Capite cosa voglio dire? Nell'apnea è la stessa roba. Cioè noi possiamo decidere, io faccio un'apnea molto easy, molto tranquilla, lavoro sulla sensazione, però probabilmente al mio potenziale, quello che io veramente posso dare, non arriverò mai. Il problema è quando non conosco quello che io posso dare e cerco di andare oltre forzando, andando di forza. Questo è quello che ti fa far male. Non so se mi sono spiegato. Cioè noi abbiamo tutti dei limiti fisici, un dono di natura più o meno importante. Se noi vogliamo passarlo, questo livello qua, ci dobbiamo andare di testa. Quindi devi conoscere la tecnica, e per tecnica in una statica non è che c'è tanto, devi rilassarti, devi muovere, devi sentire il tuo corpo, queste cose qua, e poi devi iniziare a lavorare nella cosiddetta zona di sacrificio. Cos'è la zona di sacrificio per uno che corre? E quando c'hai le gambe massacrate, ma c'hai altro 4 ripetute da 400 da fare in un campo di... Nel nostro zona di sacrificio cos'è? Le tabelle d'allenamento, in cui hai la contrazione, la voglia di respirare, ma devi restare lì e cercare di adattarti a quella situazione lì. Questa è la nostra zona di sacrificio. Quindi è una scelta quella, capito? Però ti posso dire che 8 anni fa, forse di più, è venuto un giornalista della RAI a fare un corso da me, perché poi avrebbero fatto un documentario sull'apnea. Quindi dice, io faccio il tuo corso così capisco cosa c'è, quali sono i contenuti, quali sono le cose, così poi ho più cose da raccontare nel documentario. Questo qui, che all'epoca aveva, non lo so, 40 anni, adesso più o meno la mia età, 52-53 anni, qualche anno in più, lui aveva fatto solo rugby quando era giovane,
era uno che non beveva, non fumava, cioè conduceva una vita sana, ma non era uno sportivo. Allora lui nella statica, l'ultimo giorno, il sesto giorno, ha fatto 6,57, 7 minuti. E questo non è che avesse una preparazione pazzesca. Quindi al suo 6,57 ci è arrivato perché lui aveva probabilmente delle capacità di condurre, regolare, dominare il pensiero che uno normale magari non ha. Che non è una... Però lo mettevi in acqua e non riusciva a sincronizzare la compensazione con la pineggiata. Capite cosa voglio dire? Cioè uno che fa 7 minuti e l'ha fatto non con la lotta pazzesca, con delle... non c'è arrivato dopo 6 mesi di tabelle d'allenamento, lo fa dopo 6 giorni. Grazie. Lo fa dopo 6 giorni. Se questo qui dopo questi 6 giorni si fa 6 mesi di tabelle, probabilmente può arrivare a 8, a 9, non lo so. Capisci cosa voglio dire? È in tutti gli sport quello che stai dicendo. Io corro, c'è gente che non si è mai allenata, che va delle belle, e se questo qui si allena andrà ancora più forte. Però sono delle scelte, capite? Allora, tornando al discorso di prima, proprio per le cose di cui già vi ho parlato, la tendenza attuale anche per i grandi campioni è quella di non fare dei grandi massimali, è quella di lavorare molto su delle tabelle che diciamo così ipercapniche, ok? La tabella ipercapnica è quella con breve recupero e l'apnea che ti viene fuori con quel recupero così breve. Perché questo? Allora, perché è ipercapnico? Se io faccio 30 secondi di recupero, esco da un'apnea forzata, vengo fuori e faccio 30 secondi di recupero, io in 30 secondi riesco a buttare dentro dell'ossigeno, ma in 30 secondi la mia CO2 non va via. Cioè, la abbasso leggermente, ma non è che... perché io per l'ossigeno butto dentro e l'ossigeno mi si fissa, la CO2 deve passare ai polmoni occupati. Quindi io parto, ho buttato dentro un po' di ossigeno, ma ho dei livelli di CO2 di anidride carbonica che sono alti. Infatti i lavori ipercapnici da cosa sono caratterizzati? Contrazione che arriva rapidamente. La contrazione è un segnale della CO2, ipercapnia. Ci siamo? Allora, perché adesso si usano questi lavori ipercapnici? Molti atleti ad altissimo livello fanno lavori ipercapnici. Perché sta gente è gente che si allena in piscina, in statica, 5 ore al giorno. Questi sono autistici dopo un mese. Allora cosa fanno? Cioè immaginate questo qui, il serbo Branko Petrovic, questo qui fa 12 minuti e mezzo, 13 minuti. Cioè questo se deve fare una tabella, non dico con 5 minuti di recupero, con 3 minuti di recupero, con il suo performance massimale, minimo deve farsi 8 apnee da 11 minuti e mezzo. Cioè immaginatevi quando va sott'acqua per la prima delle 8 apnee e dice mi mancano 10 minuti e 40 e il tutto per altre 8 volte, diventi matto, ok? Allora cosa fanno? Riduco il tempo di recupero al minimo, ok? E cerco di lavorare nella zona, cerco di farmi arrivare presto la zona del sacrificio, quella di cui parlavamo prima. Cioè per sta gente qui i primi 9 minuti è tra virgolette tempo perso. Loro devono entrare nella contrazione per avere il risultato. Non so se mi sto spiegando, capite? Allora, questi qua dicono, io mi faccio 30 secondi, poi la contrazione mi arriva dopo 20 secondi di apnea. Bene, resto lì 3 minuti, è come se facessi prima contrazione a 7 fino a 10, però farsi un 2,40, scusate, avere la contrazione dopo 40 secondi e star lì altri 2 minuti e 10 per un totale di 3 minuti, è molto, dopo 15 secondi di recupero è molto meglio mentalmente che non farsi 4 minuti di recupero e tirare 11 minuti di apnea. Capite cosa voglio dire? Questo però, arrivo subito, anche se non stiamo parlando di cose così ad alto livello, cioè nella nostra realtà cercate di capire quando iniziate a stancarvi mentalmente su una tabella di statica che prevede tempi importanti e puntate dentro ogni tanto dei lavori ipercapnici. Perché vedete, quello che abbiamo fatto oggi era un lavoro ipercapnico l'ultimo e tendenzialmente è piaciuto abbastanza, anche se eravate lì che lottavate contro la contrazione, capito? Perché comunque mentalmente io personalmente faccio recuperi di 30 secondi, mi butto in acqua, allora innanzitutto con la testa riesco ad andare via subito, facilmente, e quello che mi dico è ho fatto 30 secondi di recupero, quello che arriva arriva. Cioè non mi sto aspettando niente e questa è la situazione mentale ideale, migliore per l'apnea statica. Non so se mi sono spiegato,
Quindi prevedeteli questi lavori ogni tanto ipercapici, non pensate solo di fare temponi. Per quello che oggi io vi ho fatto fare un top a 5, che non è né un top a 8 né un top a 2,5, è una via di mezzo. Però se iniziate ad essere un po' stanchi di fare un'ora e un quarto di statiche perché avete dei tempi importanti, tagliate i recuperi e buttate dentro questi lavori qua. Capito? È molto molto importante. E ce ne sono tantissime di idee di ipercapnia, eh? Si possono fare apnea polmoni vuoti, in ispirazione passiva. L'ispirazione attiva è quella che abbiamo. L'ispirazione attiva è, ok, inspirazione passiva, cioè inspiro al massimo, mollo quello che mi esce, quello che mi resta dentro è ispirazione passiva, cioè quello che io faccio quando inspiro normalmente. Espirazione passiva, vado a fare apnea. Espirazione attiva, butto fuori. Ok? Sto beccando. No. Adesso vediamo la flebo lì attaccata. Sto lottando ancora. Dentro tre ristretti, te l'attacchi lì, vedi che. Ci siamo? Questo servo qua. Io l'ho sull'ultimo capitolo del libro lì, nell'ultimo capitolo c'è questo, ci sono le interviste a tutti i campioni. Per la statica ho voluto intervistare lui. Per dirvi, cioè, alla follia in cui arrivano adesso, questo qui fa la carpa. Lui fa carpa, cioè fa ispirazione massima e poi ci butta dentro 150 colpi di carpa. Questo all'inizio sveniva, gli si bloccava il cuore. Perché? Il polmone, certo, per un po' si gonfiava e poi andava a gonfiarsi all'interno, schiacciava il cuore, andava in aritmia o in blocco cardiaco, boom, cadeva giù. E dopo tre volte che l'avevamo portato in ospedale, i medici non lo volevano più, dice, era qua fino all'altro ieri, che muoia, non lo volevano più questo qua. Allora questo non è che ha deciso di smettere, questo ha iniziato a fare lavori di elasticità toracica al limite, perché diceva, in questo modo, quando io carpo, non vado più a muovere il polmone verso l'interno, ma riesco a muoverlo un po' di più verso l'esterno. Questo per dirvi. E c'è una foto lì dove, proprio per l'elasticità toracica, in espirazione totale, schiaccia, c'ha lo sterno e la spina dorsale, la colonna vertebrale, che sono a 3 cm di distanza. Per dirvi la pazzia di sta gente qua. Questo qui alla fine dell'intervista mi dice, ma vorrei farti una domanda anch'io. Dimmi. Ma tu non hai mai avuto dolori forti alla base sulla diaframmatica? No, ma dolori proprio lancinanti? No, perché? No, perché sai, io il mio migliore è 12,40 e lui normalmente ha la prima contrazione intorno ai 7 minuti, questo per dirvi, ho la contrazione intorno ai 6,5, 7, 7,30, quando mi arriva la contrazione, se dopo un paio di altre contrazioni mi arriva sto dolore fortissimo, devo resistere, a volte non ce la faccio perché è così forte che devo venire fuori a respirare, ma se resisto, tengo duro, passa sto dolore e non ho più neanche le contrazioni. Cioè, guardate, il dolore lancinante che vuol dire che viene fuori a respirare, cioè non lo so io che cosa si prova quello lì. Se invece, poveretto, dopo i 7,5 gli arrivano le contrazioni, come tutti i poveri cristiani, so che quella che mi viene è una pneaccia intorno ai 10, 10,5, 11. Capite? Cioè, a cosa arrivano questi qua? Però questi per esempio fanno un sacco di apnea fuori, a secco, ma non perché l'apnea a secco abbia dei risvolti diversi, è che questi qui, cioè dopo 5 ore che in piscina fanno la statica, entrano in una porta di una piscina e sentono l'odore del cloro, cioè gli viene la nausea, non so se mi sono spiegato. Allora il fatto di cambiare la location gli permette di distrarsi già un po' di più, per dirvi. Da queste esigenze qui sono venuti fuori lavori ipercapnici, cioè se a me non costa nulla fare 5 minuti, 4 minuti di recupero, 3 minuti di recupero e delle tabelle da 7, 7,30, 8, 6, dipende da ognuno, va benissimo. Però la zona allenante è quella in cui io inizio a convivere con la contrazione. Questa situazione la posso riprodurre rapidamente con dei recuperi brevi, oppure con delle ispirazioni, cioè delle ispirazioni, delle ventilazioni che mi portano ad avere i polmoni non pieni ma in ispirazione passiva o in espirazione passiva o addirittura in espirazione
attiva, quindi polmoni vuoti. Quindi sono allenamenti che si possono fare anche a secco, perché non ha la possibilità della piscina o sì, d'inverno, comunque, no? È la vostra bagno. Secondo me fare la pnea a secco, mi scusa Edil, il don, è come mettere i maroni sul tavolo e tirarsi delle martellate sopra. Perché parliamo di belle sensazioni, io ci ho provato qualche volta, ma di belle sensazioni quando sei lì sulla poltrona per tenere il fiato. Cioè, ragazzi, questi qui è gente che fa delle gare, non so quanti di voi hanno ambiscono a quello. Voglio dire, va benissimo se, se vi allenate per poter arrivare a quello, cioè anche, sono anche dei ragazzi giovani e tutto. Però ricordatevi che se io come componente non ho il fatto di divertirmi, di avere delle belle sensazioni, noi stiamo facendo qualcosa che è contrario alla nostra natura. Cioè, se voi nel fare apnea non tirate fuori, non venite fuori, ah, bella questa giornata qui, 4 ore, sono stanco ma sto proprio bene. Cioè, a me quello stanco proprio bene dopo una tabella sul divano non mi è mai venuto. Cioè, io facevo delle prove di statica fuori, quando i medici facevano i test. Io facevo un'apnea da 6 e soffrivo di più che fare 10 apnee da 6 in acqua. Capito? Per cui potete farlo. Però se questo inizia a costarvi duro e vi manca la sensazione, alla fine mollate tutto quanto, perché non resta attaccato niente come sensazione, capito? Cioè io queste cose qua non le ho mai fatte, a parte che quando facevo le gare facevo dei record a 40 metri in meno di dove vanno adesso, quindi mi bastava anche, e potevo anche fare a meno di fare tutti questi lavori così massacranti. Però per me, io finivo una giornata allenamento, non vedevo l'ora che arrivasse la mattina dopo per rimettermi in acqua. Uno che si fa l'apnea statica a secco, se la fa dopo 3 settimane, non penso che abbia voglia che arrivi il giorno dopo per rifarsi l'apnea statica a secco. Non so se ti ho spiegato. Oh, non c'è la piscina, piuttosto che niente, falla. Però occhio che poi alla fine dici, ma cosa la faccio fare sta roba? E magari smetti proprio di fare apnea. Cioè, voi dovete uscire dall'acqua e siete contenti di aver fatto. Cioè, finite un allenamento in piscina, che non è il mare, non è pescare. E mentre camminate uscendo dallo spogliatoio dici, oh, però un'oretta di allenamento mi fa sentire proprio bene. Cioè, questo che deve venire fuori, capito? E a me la statica in aria non me l'ha mai fatta questa, diciamo, questa... Non mi sono mai detto queste parole dopo un allenamento di statica in aria, anche se ne ho fatti veramente poco, capito? No, questi qui è allenante. Sì, assolutamente, quando la contrazione ce l'hai, capito? Anzi, vi dirò di più, se siete da soli fate l'apnea statica in aria, perché se anche andate in sincope automaticamente dopo un tot di secondi ripigliate aria per forza. Cioè è impossibile ammazzarsi in sincope in aria, perché il tuo corpo ha questi spasmi che ti fanno ripigliare. Ma anche non stai guidando, no? Immagino molti di gente che è andata fuori. Comunque lui ha detto che, io nel libro ho detto che lui faceva 7 minuti come statica, poi facendo queste cose sue praticamente è aumentato praticamente misura. Sì, mai visto come sei ridotto? No, non l'ho visto, mi hanno detto che è bruttissimo, non l'ho visto però. No, ma magari era già brutto così prima. Non so, non so chi è? Chi è? No, parliamo di Branko Petrovic, sì. Guarda che è un ragazzo simpaticissimo, Però ragazzi, io la mia apnea non è quella lì, poi volevo, magari se sparate queste robe qui qualche minuto in più lo mettete, ma cioè fare 4 minuti o farne 5-15 dopo che vi sono arrivati 2 ore lancinanti, restate a 4 e godete, questo è quello che vi dico io come consiglio, capito? Poi voglio dire, alla fine sai, l'apnea non è la danza, la ginnastica artistica, il nuoto sincronizzato, cioè quello che conta è un cronometro, un profondimetro. Loro vanno più fondi, ha ragione loro, lui sta più secondi, ha ragione lui, però io sono convinto che quando questo qui smetterà di vincere delle gare, probabilmente smetterà di fare apnea, perché il suo unico stimolo è quello di vincere una gara, non è la bella sensazione, non so se mi sono spiegato, capito? Questo è importante, cioè io ho smesso 15 anni fa di far record, spero di poter continuare altri 20 anni finché mi tiene, perché a me quello che piace ancora è andare sott'acqua. Non è così che scopri il piacere lottando in quel modo lì, capito? E secondo me se voi, per la situazione che avete, per come vivete l'apnea, siete più vicini a questa realtà qua, che a quella che o muoio o faccio il record, non so se mi sono spiegato. Per cui cercate di ricordarlo, cambiare gli allenamenti, cambiare gli esercizi, dovete avere voglia di andare stasera ad allenarmi con gli altri, cioè, e se io faccio sempre la stessa cosa, o se soffro ogni volta, sta roba non mi può venire. Non deve essere particolarmente piacevole avere una contrattura diaframmatica così. La contrattura? Sì, ci metti il lasonico, contrazioni. No. Ma guarda che, allora, il problema
la contrazione, quando ti arriva la botta a livello di diaframma, non dico che è piacevole, però se vuoi migliorarti in termini di performance, quella la devi vivere, cioè ci devi arrivare. Cioè anche uno che vuole lavorare giusto di piacere, di sensazione, alla fine, boh, oggi no, proviamo... Immagino che sto cristiano qua, per avere quel dolore lì, cioè uno deve avere il diaframma che si contrae e che rimane in spasmo. Non lo so come mai è, ma neanche i medici li ha mai. Non lo so. C'è un crampo diaframmatico. No, ma forse è dovuto agli organi interni, perché lui ci fa quello che vuole con il raddoppio. Non lo sa neanche lui perché gli arriva, quindi figurati se lo possa sapere lui perché gli arriva. Quello che dico è che noi non è che dobbiamo arrivare a queste legnate qui. Anche la contrazione, quando siamo alla fine di una tabella di allenamento tirata, non è che è una cosa piacevole, però se vogliamo allenarci come zona di sacrificio, quello che dobbiamo fare. E questo ve lo dico, io lo faccio, perché se ti devi allenare lì ci devi arrivare, e non è che è necessario arrivare ai dolori lancinanti sulla base del diaframma. Però, ripeto, ogni tanto arrivo, anche se fate delle tabelle di allenamento, ogni tanto buttateci dentro una serata in cui dici stasera di soffrire non c'ho proprio voglia. Mettili col tuo amico, fai due tecniche di maternage, tecniche di allungamento, la statica in movimento, magari il tuo amico ti muove per i piedi, cammina, ti muove per i piedi, ok? E tu ti fai trascinare, lì c'è per esempio la componente del movimento che normalmente in una statica non hai, che è una cosa nuova. Oppure si chiama la statica del bradipo, ti metti sul fondo cinturato e col dito sulla piastrella. E voi ridete, fate molto più tempo così, perché voi state facendo qualcosa, quindi vi distraete e il tempo passa. È tutto qua, ragazzi, la statica, capito? Però dovete capire, quando inizio ad essere stanco mentalmente devo fare qualcosa per cambiare l'abitudine d'allenamento che ho. Se no cominciate a perdere tempo e vi bruciate completamente. Yoga e stretching possono aiutarci. Sì, sicuramente. Il miglior allenamento dell'apnea resta l'apnea. È chiaro che se io ho 6 ore al giorno libere, 6 giorni la settimana, posso metterci anche altre situazioni. Lo yoga sicuramente. Se devi scegliere tra yoga e la respirazione yoga, io ti consiglierei la respirazione yoga. Lo yoga è ottimo, e però diciamo per noi forse quella parte dello yoga un po' più vicina alle nostre esigenze è sicuramente il pranayama, tutto quello che è respirazione yoga, l'uso del diaframma, queste cose qua. Ok, quello è fondamentale. E c'è qualche altra domanda sulla statica? Gestire le contrazioni, cioè le contrazioni sono un campanello d'allarme, controllarle, diciamo volersi rilassare, poi non aumenta i rischi di tirare la corda. Perché non è che tu esci per la contrazione, tu perché sei uscito oggi a un certo punto? Non cerco della contrazione, no, andava bene così e sono risultato. Perfetto, perché sei uscito un mese fa quando hai fatto statica l'ultima volta? Andava bene così, cioè il suo andava bene così, è il suo campanello d'allarme, la sua vocina. Noi abbiamo quello che vi dicevo ieri, abbiamo dei segnali, che non è l'andava bene così di quando è a 30 metri, cioè il suo va bene così in statica, non è il suo va bene così quando è giù a 30 metri, ve l'ho detto ieri. Allora, quello che voi dovete fare per capire quando è il momento di uscire è capire quando va bene così, ok? E oggi era magari a 4, domani potrebbe essere a 5 o a 3 e mezzo. Se voi volete evitare la sincope, ok, dovete ascoltare quella voce lì che vi è sempre arrivata. Ci siamo? E magari. Volevo farvi vedere 2 video sulla sincope, ma giusto per avere un'idea, giusto 3 sincope, capito? Cioè, ce n'è uno che piglia una sincope a 20 metri, 18 metri. Quello lì, quel giorno, questo qua era sceso con me 6 mesi prima, avevo fatto uno stage in Nuova Caledonia, avevo fatto poi un periodo di allenamento ed era fortissimo, io ho fatto dei tuffi a 75, lui era 71-72, stiamo parlando del 88, 17-18 anni fa, quindi all'epoca con le 2 pinne in mezzo al blu far 75 metri non era proprio nulla. A questo qui era bravissimo, quel giorno lì massima quota era 60, io avevo fatto 60, lui aveva fatto 59, è uscito in sincope da 59 e ha preso la botta a 15 metri, perché quel giorno lì probabilmente quello che l'ha portato a girare, il segnale che aveva avuto quel giorno là a 72 metri, gli è arrivato a 50, non l'ha ascoltato perché quel giorno era una prova ufficiale, è andato giù a 59 e si è pigliato la botta a 20 metri.
Cioè non è che siccome oggi ho fatto 6 minuti, domani ne farò almeno 6. Potrebbe essere che oggi ho fatto 6, domani magari faccio 7, ma magari a 4.30 il mio corpo domani mi dice vai fuori. E magari ve lo dice semplicemente perché quell'apnea lì non l'avete preparata come avreste dovuto. Questo a volte non lo pensiamo, quando vi dico in superficie, lavorate in un certo modo, respirate. Quando io vado giù e non ho delle belle sensazioni, magari non vuol dire che sono stanco, vuol dire che quell'apnea lì non l'ho preparata come devo, come preparo normalmente quelle le altre. Capito? Cioè sono tante le variabili, ma quando non ho preparato bene un'apnea, quel è il momento di girarsi, se arriva bisogna ascoltarlo. Perché in quella situazione lì io magari non lo so perché, ma il mio corpo me lo dice, me lo sta indicando e lo devo ascoltare assolutamente. Ci siamo? Oh, se avete dubbi sono qua per... Quando facevi allenamento in stanco, che il tuo tempo di benessere aumentava o era sempre più? Guarda, c'è una cosa che potreste fare. Io domani volevo farvi fare un altro esercizio per la gestione delle contrazioni. Per cui questo che ti sto dicendo adesso non lo facciamo, non abbiamo il tempo di farlo. Però quando magari facevamo i ritiri della nazionale così, ce lo facciamo fare spesso. È un esercizio molto bello, deve avere fuori un istruttore, magari siete in 5-6 che si allena e uno fuori che fa assistenza e che scrive. Cioè siete lì, rilassati, arriva la prima contrazione, metti la mano sulla testa, la tenete per 10-15 secondi, il tempo che lui vede, scrive il tempo e poi mi rimollate. Quello okay? È un lavoro molto bello e dovreste cercare di capire con quale tecnica di rilassamento, dopo quale tipo di riscaldamento, insomma capire qual è l'approccio migliore per voi per farvi arrivare il più tardi possibile la prima contrazione. Ci siamo? Non so se ti ho risposto. Ricordatevi quello che vi ho detto ieri, c'è questo esercizio, anche quello potreste scriverlo e provarlo ogni tanto, quello di andare mentalmente proprio con la testa su quel punto dove voi bu 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 sentite la contrazione, ok? Vi mettete lì, sciogliete lì, mollate e io vi dico che da 2, a me le contrazioni arrivano sempre intorno ai dai 2.30, 2.35 ai 3.10, io mi miglioro ai 7.58, contrazione 2.35, ok? Io con quel sistema lì ho portato le contrazioni oltre 4 e ripeto, il mio tempo di apnea non è migliorato, semplicemente un lavoro per posticipare l'arrivo della prima contrazione. Okay? Questo è dimostrazione del fatto che spesso le contrazioni che arrivano ce le siamo indotte, non è una contrazione reale da CO2 alta. Okay? Qualcuno qui l'ha avuta anche in costante e oggi siamo riusciti a spostarla. Comunque la tecnica lì di mollarsi e concentrarsi su quel punto. Se non le senti le contrazioni addominali, senti solo quello che fanno? Contrazione. Sì. Tu oggi uscivi dall'acqua, se non la sentivi è perché eri già andato probabilmente, non so. Addominale non le sento. La contrazione diaframmatica è indicata come movimento, ma c'è così. Ma quando sei in stanca? Quindi non le sento io. Quando non, sento. Non è che non le senti, devi stare sul tuo corpo e te le senti. Se esci dall'acqua così lo sentirai il movimento che fai. Cioè io ho avuto uno che diceva io le contrazioni non le ho. Sono andato giù sott'acqua e l'ho filmato con la GoPro. Vabbè, dei movimenti di diaframma così, di 3-4 centimetri. Quella è la contrazione, ragazzi. È chiaro che se io in quel momento lì sto cercando di resistere, tutto quello che mi sta indicando il mio corpo non mi arriva. Ed è questo che mi manda in sincope. Cioè io lo copro, non so se mi sono spiegato, io devo stare rilassato e capire come mi stanno dicendo. Come fai a coprire una contrazione? A me mi si, per esempio a me quando arriva a un certo punto mi si porta. Ho capito, ma se tu nel momento in cui ti arriva la contrazione stringi, chiudi e guardi, okay, tu c'è la glotte, le sento, capito, un po' di ma meno. Tu mentalmente sei sull'orologio, mentalmente sei sugli ultimi 5 secondi che devi tirare, cioè quello che io magari sono lì che ti sto toccando così, tu non mi senti neanche, non so se mi sono spiegato. Ce n'è uno nella risalita che è panico, gira la testa, vede l'aria là, fa così senza rendersi conto che la minima distanza tra lui e la superficie è il cavo che c'ha davanti. Cioè quello è coprire la realtà, capito? E poi lo vedrete come è uscito di altro bocca. Cioè io devo stare su di me per capire cosa il corpo mi sta dando. Non so se, però ti assicuro che te ne avevi contrazione.
però non è... Senti, io me le sento. Ho capito. Ce ne sono alcuni che le sentono qua. È buono se le senti qui, però devi ascoltarle. Oggi uscivi tanto così dall'acqua, stavi lì. Ridi, ridi, cazzo, sei uscito, sembravi Bracco Balta. Devi mollarti, cioè uscite 10 secondi prima, ma dovete essere nelle condizioni di poter inspirare, dare l'ok, mollarvi. Quella è apnea, ragazzi, far 10 secondi in più in quel modo lì non serve a niente. Ma ve lo dico anche per la profondità, per tutto quanto. Cioè, da un'apnea così non avete imparato niente, non vi siete portati a casa nulla. Non ha senso una roba del genere. Sto dicendo per te, ma guarda che vale per tutti, non c'è niente attaccato alla fine. Non avete allenato l'ipercapnia, perché se riusciti, se non tirava fuori, non vi tirano fuori, siete lì ancora. Non avete allenato la respirazione all'uscita, non avete allenato il rilassamento sulla parte finale, e cosa vi è servito? Capite? Aspetta, una domanda forse tutto, ma ho sentito parlare di visualizzazione, non dovete statica, cosa sono? Allora, non abbiamo tempo di entrare nei dettagli delle tecniche mentali, tutte queste cose qua. Allora, l'importante durante la statica, ora se volete troviamo un'altra soluzione, non è un problema. L'importante durante la statica è che mentalmente voi vi allontaniate il più possibile dal tempo. Il motivo per cui io, nell'ultima non ho detto che dovete farlo anche voi, e io personalmente ho testato, ho provato a far carpa così, però quando io faccio statica, se l'ultima ispirazione la faccio al 100%, o peggio ancora, al 100% più caricando con la carpa, mi metto in acqua, io sono fisso su me stesso, cioè come se avessi lì uno che mi dà un pizzicotto, che mi tiene sveglio, che mi tiene su di me, ok? Cioè io mi metto lì, sono qui e faccio l'apnea statica, cioè non riesco a partire con la testa, ok? Quindi io l'ultima ispirazione che faccio nell'apnea statica è un'ispirazione intorno all'80%, ok? Ho detto questa roba per darvi un'indicazione, poi provate su di voi cosa vi va meglio, perché magari voi potete spingere un po' di più e mentalmente vi rilassate lo stesso. Volete che andiamo là sotto? Io sono, stai bagnando? Secondo me sta bene. Dai, andiamo avanti qui, se qualcuno dà fastidio poi cambiamo. Allora dai, dai, poi vi do 5 minuti e partiamo con il resto. Allora, quando noi siamo sott'acqua in statica, se io guardo l'orologio così, 5 minuti non passa mai. Se io parlo con un mio amico, ascolto la musica, guardo un film, leggo un libro, 5 minuti vola. Perché io mentalmente sto facendo altro. Allora, questa è la situazione che noi dovremmo riprodurre sott'acqua quando facciamo la statica. Dobbiamo avere la testa occupata su qualche cosa. Ok? A volte questo è facile, ci buttiamo in acqua a fare la statica, cominciamo a pensare alle nostre cose, benissimo, vi ritrovate a pensare a qualche cosa. Vuol dire che la testa sta navigando, sta andando in giro. Bene. Ci sono dei giorni in cui voi mettete lì, non passa. Allora, in queste situazioni, quando avete tempo che non passa, il fatto di poter utilizzare in acqua delle tecniche di training mentale, training autogeno, può permettere di portare la vostra attenzione su qualche cosa, cioè state ingannando il tempo, state facendo qualcosa mentalmente, utilizzando delle tecniche che ti dicono visualizza sta cosa, senti sta cosa qua, senti quella parte del tuo corpo. Sono tecniche che si dividono in sensazione e visualizzazione, sono due grosse categorie, più o meno, non è sempre così, lo sto spiegando abbastanza. Le tecniche di visualizzazione sono delle tecniche relativamente facili, perché anche uno che non è molto allenato a queste tecniche di rilassamento mentali può utilizzarle facilmente. Un esempio di tecnica di visualizzazione: io sono in apnea, mi sto cercando di rilassare, io ho l'istruttore fuori che sta parlando. Sono in apnea con gli occhi chiusi, sento, quindi c'è una sorgente di rumore. Ho detto l'istruttore, potrebbe essere il bambino che corre, nuota di fianco, insomma, avete dei rumori. Portate la vostra attenzione sulla sorgente di rumore, sul rumore, e dal rumore iniziate con la visualizzazione. Cioè, io sono lì che sto parlando con lui non sa con chi sto parlando io, sente la mia voce. Lui è con gli occhi chiusi, quindi ha questo schermo spento,
e partendo dal rumore riempie questo schermo di elementi. Io, come sono messo in ginocchio, in piedi, come sono vestito, col cappellino, sto parlando con uno, con chi sto parlando, allora magari passeranno 10 facce davanti e ne piglia una, poi di fianco ci mette l'altra, cioè lui compone la foto partendo da questo elemento sonoro, che è rumore, suono, quello che volete. Non so se... Questo è uno degli un esempio di tecniche di visualizzazione. E cosa vuol dire? Cosa mi serve nella statica sta roba? Se io sto pensando a comporre la mia immagine, sto creando l'immagine, sto creando la scena, non posso in quel momento lì pensare al tempo, perché la mia testa è occupata su qualcosa. Cioè il fine ultimo è sempre questo, ingannare il tempo, evitare di pensare al tempo. La stessa cosa quando peschi, se vedi il pesce e stai fermo, se no non vedi niente, non ci. Pesce spero per te che non sia una visualizzazione. No, se tu sei attento. No, lì è diverso, è più una situazione motivazionale. A me capita, così, se sto lì fermo 20 secondi e nel sì, ma l'ho detto ieri, quella è una componente mentale, ma non c'entra nulla con la visualizzazione. Perché là il pesce è un modo davvero per ingannare il tempo, no, quello è un fine. Cioè, ti direi, puoi aver ragione, se tu mi dici io vado giù sotto, chiudo gli occhi e visualizzo il pesce. Quella è una visualizzazione, ma se tu vai giù sul fondo e fai l'aspetto. Non la visualizzazione in senso stretto, cioè quella forma di allontanamento, quella maniera di allontanarsi dal tempo che scorre mentalmente. Sì, ma non attraverso la visualizzazione, no, capito? Però forse hai il motivo per restare. Forse perché ti senti vicino alla meta. Sì, ma non c'entra nulla col motivo, capite? Quello che lui mi ha chiesto è la visualizzazione. No, no, cioè, io mi metto sott'acqua, sto facendo statica e attraverso sistemi diversi, questo è quello della sorgente di rumore. Può essercene un altro, visualizzo un momento bello della mia vita, un altro ancora, visualizzo una situazione, vacanza con gli amici, far casino. Non so se ogni tanto vi ritrovate lì così, vi ritrovate a sorridere. Ok, senza fare nulla, se vi dico state sorridendo. O se il freddo vai a metterti qua a posto, domani va a andare male. Cioè se io sono lì e sto quasi sorridendo perché sto pensando a qualche cosa, non so se vi è capitato, penso di sì. Bene, allora questo è un altro esercizio di visualizzazione, sono sott'acqua e riproduco, che ne so, una vacanza con i miei amici, una situazione che mi fa, che amo ricreare, a cui amo ritornare mentalmente perché mi diverte, perché mi piace, perché mi dà soddisfazione. Quella è una visualizzazione. Non so se... Sì. Capite? Quello che dici tu è, io cammino perché so che tra 3 km nel deserto c'è da bere. Ok? So che c'è, vado. È la meta. Altra roba è cammino... E non so dove cacchio è. Non c'è niente da fare, se non ho un obiettivo torno indietro. È la motivazione che è diversa dalla visualizzazione. Adesso poi entreremo troppo nei dettagli sta roba qua che... Capisci? È una cosa diversa da quella che stavo dicendo. Ci siamo? Questa è una tecnica facile da usare, le tecniche di visualizzazione funzionano molto più facilmente rispetto alle tecniche di sensazione, anche se soprattutto le tecniche di sensazione vi danno dei risultati maggiori, migliori, più importanti, però dovete allenarle. Quando non avete allenamento la visualizzazione arriva abbastanza rapidamente, non so, chiudere gli occhi e visualizzare, vedere dei colori, e poi lo step successivo è associare una sensazione ad ogni colore, si chiama catabasis quella tecnica lì. Adesso non era per darvi queste indicazioni qua, comunque se leggete un libro sul training autogeno, queste cose qui, queste informazioni, esercizi molto semplici, cioè nulla di trascendentale, vi aiutano sicuramente nella prima statica. Quando la testa se ne va, lasciatela andare. I giorni in cui siete lì e la testa non va, se siete in grado di utilizzare queste tecniche, vedrete quanto vi possono aiutare. Quando è che non se ne va? Faccio la gara io e il mio amico, e il tempo non passa perché so che c'è lì uno che mi sta prendendo il tempo col cronometro. Siamo in acqua io e il mio amico ad allenarci, parto con la prima apnea, parto con la testa e finisco dopo un'ora, sto ancora navigando con la testa perché non ho nulla da dimostrare, quindi mi è più facile rilassarmi e lasciarmi andare. Tutto questo è stato. Ok, altre cose sulla statica? Di qualsiasi genere, così poi chiudiamo l'aspetto statica e parliamo un po' più di respirazione. Tutto a posto? Vai, facciamo 5 minuti di pausa e poi partiamo.